Oggi vi parlo di questa guida per seghe circolare della Krebs. L'ho acquistata perché mi serve per fare i tagli di legno sopra i pannelli grandi e sinceramente i soldi per una sega circolare, quelle con i binari già comprese, che sono precisissime, non ce li ho. Quindi ho comprato questo, ho portato questo, che sarà, mi pare, sta 40 dollari, da usare con la sega circolare portatile, perché la sega circolare portatile è fantastica, almeno per i lavori che faccio io, che devo andare sopra, avanti e indietro, senza i cavi, è fantastica. Quindi apriamo la confezione, vediamo, io non faccio, ecco, direttamente. Allora, questo pezzo qua va collegato alla sega e poi questi qua li dovrò avvitare vicino allo squalo. Questo sta fatto che può andare sia da un lato che dall'altro, credo, perché è mancino meno. Guardiamoci le istruzioni, che se no facciamo come le faccio come quelle che dicono: ma la roba dei mobili non si montano perché non sono buone, però poi nessuno legge le istruzioni, quindi io lo devo. Ok. Queste viti vanno qua. Questo è fatto, noi dobbiamo collegare questo alla cosa. Quindi, dobbiamo collegare queste due che mantengono e poi credo anche queste qua. Ok, cose che succedono, lo andiamo a restituire, ci manca questa vite qua. Ho cambiato idea, ho trovato questa vite che va bene, che si può avvitare qua dentro e ci faccio la punta, perché mi scoccio di andarla a cambiare, mi viene di prendere la macchina, lo so. Ok, quindi vite trovata, ho fatto un po' di punta e noi usiamo questa qua. Allora, ho letto pure le istruzioni. Consiglia praticamente di mettere questo qua, che c'è un piccolo fermo qua, quindi lo posso mettere qua. Ci metto qui la sega circolare qua dentro. Oh, girate. Ok, ora questi due qua una volta solo si deve trovare e le si possono sempre fissare perfettamente, perché dopo non si vanno più a muovere. Queste altre due vite, ogni volta ovviamente che si leva la sega, devono essere tolte, devono essere svitate. E va pure parallelo al piano, non c'è gioco. A posto. Ok, infiliamo ora la riga qua dentro nella guida. Con questo qua si blocca alla misura desiderata. Però prima di fare questo dobbiamo allineare il taglio della lama, in questo caso la lama messa a sinistra, quindi tutto qua, con questo mirino rosso che sta qua. Quindi cosa facciamo? Facciamo un taglio nel legno e vediamo dov'è il taglio e dopodiché calibriamo il rosso. Questa qua denuncia, ah, ecco, io che, ok, prendiamo un po' questo pezzo di legno per mia sicurezza, adesso calibrare, e prendiamo, e andiamo.
Non lo taglio tutto il pezzo, così. Ma era quasi preciso. Fatto il mirino, proviamo a tagliare un pezzo. Purtroppo io un pezzo più lungo di questo di legno oggi non ce l'ho, perché ragazzi, mi sto trasferendo praticamente dalla Virginia, vado su al Wisconsin. 4-5 ore di macchina e sono nel Canada. Comunque, tornando a noi, proviamo a fare questo. Supponiamo che dobbiamo tagliare qua, che abbiamo misurato e dobbiamo tagliare qua. Ci abbiamo il mirino, potevamo prendere la misura anche sopra, con il mirino qua, per esempio, e poi scendere giù e tagliare. Quindi andiamo e vediamo come taglia. Mi sono dimenticato gli occhiali. Sempre mettere gli occhiali di protezione, perché sennò va a finire tutta sta munnizia e magari pure la mascherina è una buona cosa. Allora, impressioni, ho fatto già altri tagli io prima comunque. Sicuramente non è una sega circolare che cammina sul binario. Però per tagli non precisissimi, almeno per tagliare, che ne so, qua facciamo i pavimenti in legno, ecco, va più che bene. Certo, mi farebbe piacere cosa. Comunque, grazie. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale.